Lorenzo Ceretani interverrà su un tema che io reputo molto importante, intanto perché è un oleologo, ma non è un oleologo e basta, ma qui è anche in veste di amministratore delegato di una società, possiamo dire il nome? Sì, la società si chiama Salpa, è una società che opera nel mondo dell'agroalimentare e produce, diciamo, piatti pronti nel settore dei surgelati, oltre a vegetali di diversa tipologia. E innanzitutto ringrazio Luigi, l'amico Luigi, per l'invito a partecipare a Olioficina. Io apprezzo molto il lavoro che in tutti questi anni ha fatto Luigi e ricordava poco fa del ruolo che ha avuto sicuramente a livello internazionale il Consiglio Oleicolo Internazionale per la crescita della consapevolezza del ruolo dell'olio extravergine di oliva e quindi ha creato cultura. Però io ritengo che Luigi in Italia, Luigi Caricato, con tutta l'attività che ha svolto nel settore dell'olio, ha creato cultura. Un evento come questo Olio Officina Festival, che è legato quest'anno al tema musicale, è sicuramente una sfida che lancia ogni anno a tutte le persone che partecipano a questo evento. Quindi sicuramente un ringraziamento e complimenti a Luigi per questo lavoro e per la sua attività. Grazie per questo, perché i complimenti, anche quando sono reciproci, sono molto importanti. Ci stimiamo vicendevolmente e per Olio Officina, come casa editrice, ha pubblicato un libro, L'olio spiegato alle mie figlie, perché si tratta anche di fare una comunicazione rivolta a un pubblico più vasto, anche se poi bisogna ammettere che spiegare l'olio non sempre è facile, perché comunque l'olio è un alimento complesso, è piacevole da gustare, però se dovessimo affrontare il tema dell'olio entrando nel particolare è difficile, perché è un prodotto che si sta scoprendo via via. Per esempio lo studio relativo ai componenti minori, a tutte quelle molecole che hanno reso l'olio da olive differente rispetto ad altri oli, risale agli anni 80 dello scorso secolo. Quindi in realtà stiamo scoprendo l'olio da poco. E così concordo appieno. In effetti i lavori più importanti, quindi le attività che sono state svolte dai ricercatori internazionali, in primis ricercatori italiani, ricercatori spagnoli, ma poi di tutti quei paesi in cui ovviamente c'è produzione di olio extravergine di oliva, sono relativamente recenti. Questi studi hanno fatto prendere consapevolezza della diversa composizione, ma soprattutto degli effetti benefici. Lo ricordava poco fa, ha citato il tema salute Jaime più di una volta, perché il mondo dell'olio extravergine di oliva si è affermato soprattutto negli ultimi anni anche grazie al messaggio salutistico. E a me piace spesso ricordare che l'olio extravergine di oliva è un po' un precursore di quegli alimenti, se vogliamo, poco trattati, gli alimenti poco processati, mild, che contrastano, si oppongono agli alimenti ultra processati. Su questo tema, quindi mild verso ultra processati, c'è un dibattito che va avanti da diversi anni. Però recentemente, parlo del dicembre 2023, quindi parliamo di qualche mese fa, sulla prestigiosa rivista The Lancet è stato pubblicato uno studio che ha visto coinvolti tra gli autori 35 ricercatori internazionali, europei, quindi
uno studio collaborativo molto importante che ha richiamato, ha sottolineato il ruolo degli alimenti, dei prodotti, degli ingredienti ultraprocessati in quanto aumentano il rischio di alcune patologie. Anche, non da ultimo, riportato proprio nel titolo di questo articolo, anche delle patologie tumorali. Quindi se da ormai diversi decenni si parla di olio extravergine di oliva per il contenuto di questi microelementi che hanno effetti salutistici, si può dire che, se vogliamo, è il re l'olio extravergine di oliva degli alimenti mild. E quindi è evidente che la sua affermazione si deve molto proprio a queste caratteristiche. Non dimentichiamo però l'importanza anche di altre caratteristiche, quindi quelle sensoriali. E qui il ruolo della divulgazione, quindi divulgazione che è nata attraverso tanti programmi finanziati dalla Comunità Europea che hanno fatto conoscere ai consumatori, hanno fatto crescere scuole di assaggiatori, scuole di assaggio, che poi ha permesso a queste persone, agli assaggiatori, di divulgare un po' il verbo e la conoscenza dell'olio extravergine di oliva. E, è importante, ecco, parlando di questi aspetti, quindi in primis quello salutistico, poi successivamente sensoriale, anche la constatazione che negli ultimi anni la cultura dell'olio extravergine di oliva è cresciuta laddove si consuma, quindi è cresciuta proprio nell'impiego, nell'utilizzo, è cresciuta a tavola, quindi nel mondo della ristorazione. Qui anche Luigi ormai da diversi anni porta avanti un altro evento che è legato al mondo della ristorazione. Infatti c'è da dire però che questo consumo dell'olio, che oggi è più consapevole rispetto a un tempo, il fatto stesso che sullo scaffale oggi compaiano oli monovarietali, DOP, GP, dei blend molto curati, sartoriali, sta a significare che è migliorato anche l'olio come percezione, per cui non è l'olio che si versa e basta, che si utilizza per fini gastronomici, ma si ragiona intorno alle varie tipologie di olio. Però credo che ci sia ancora molto da dire. Ecco, per esempio, il fatto stesso che l'olio abbia avuto un ruolo importante nell'alimentazione, soprattutto di quei paesi che ignoravano il consumo, perché ignoravano proprio il prodotto, in quanto lontani dall'area del Mediterraneo, in realtà poi si scopre, magari non lo sanno ancora tutti i consumatori, che tutto ciò che noi percepiamo a livello sensoriale, dal colore che comunque ci fa apprezzare l'olio anche per le sue sfumature, fino poi alle note olfattive, gustative, tattili, in realtà sono le stesse molecole che poi sono responsabili degli aspetti propriamente nutrizionali e salutistici. Quindi è intimamente correlato a questo aspetto della bontà, della percezione quindi gustativa, olfattiva, tattile, con poi le note salutari, tutto ciò che apporta di buono nel nostro organismo. Senza dubbio le caratteristiche sensoriali sono proprio determinate, ecco, parliamo soprattutto di quelle gustative da questi composti salutistici che nel tempo sono stati un po' portati a conoscenza di tutti i consumatori. Quindi quelle note piccanti, quelle note amarognole, sono poi, lo sanno ormai chiaramente tutti i consumatori, sono dovute alla presenza di questi composti salutisticamente importanti. Se andiamo indietro di qualche anno, quindi andiamo agli anni 2000, la comunicazione, al contrario, era una comunicazione
basata su una falsa informazione, quindi si comunicava la bassa acidità, quando chiaramente l'acidità di un olio non è percettibile da parte dell'organismo umano, perché è percettibile l'acidità di un vino, ad esempio si citava prima, al contrario non lo è quello dell'olio. Invece questi diciamo, studi e poi questi corsi di divulgazione delle conoscenze hanno permesso di comprendere che queste caratteristiche erano sicuramente determinate da questi composti. Poi credo che un ruolo altrettanto importante lo abbiano giocato anche nel mondo della ristorazione gli chef, perché è chiaro che se non si sperimenta l'abbinamento di queste delle diverse tipologie di olio e delle diverse caratteristiche sensoriali con i piatti, quindi Luigi citava piatti che si possono trovare in diverse parti del mondo, se non si sperimenta chiaramente si fa anche fatica a comprenderne l'abbinamento. E io avevo preparato qualche slide, ma preferisco chiacchierare con Luigi, ma volevo tuttavia mostrare una slide che richiama un evento di 18 anni fa. 18 anni fa, in realtà domani saranno 18 anni, dall'approvazione in Senato di un decreto legge che ha vietato, e poi ci sono state successivi provvedimenti legislativi, però questa prima approvazione ha posto in essere il divieto di utilizzare l'ampolla nei locali pubblici. E io credo che da allora ad oggi ne abbiamo fatta di strada nel mondo della ristorazione. Quindi prima Luigi citava la possibilità di trovare nel mondo della distribuzione diverse tipologie di olio, oli monovarietali, oli a denominazione di origine, oli legati a una specifica origine, ma anche in alcuni ambiti della ristorazione è possibile oggi trovare più oli e molto spesso trovare oli anche con queste caratteristiche, oli monovarietali piuttosto che oli che sono legati a un territorio specifico che poi vengono proposti proprio in abbinamento con diversi piatti. Io ho una questione da sollevare. Guardando proprio quella oliera, per quale motivo non si è compreso che bisognava andare oltre l'oliera? Anche perché noi sappiamo che il vetro chiaro non è certamente favorevole. Sì, ci fa percepire il colore dell'olio, che comunque è bello da vedere, però lo espone alla luce. E poi il tappo dell'oliera molto spesso si disperde, è difficile anche lavare l'oliera, quindi tenerla pulita, e allora si fa il sempre pieno, si aggiunge sempre, e poi l'olio che si è ossidato nel frattempo rovina e guasta il nuovo olio. Ecco, per quale motivo c'è voluta una legge e non c'è stato invece quel passaggio, no, culturale più spontaneo e capire che è una materia prima importante ma fragile e che quindi la qualità va preservata. Come mai questo ritardo culturale? Cioè c'è voluto una spinta, quindi un legislatore che imponesse il divieto pena una sanzione, per quale motivo? Non era forse più logico giungere a questo importante passaggio per via culturale, quindi capire che il prodotto non può stare sulle tavole esposto al sole, che ha bisogno di una grande cura. Come mai questa lacuna, pur in un paese poi che vanta una storia consolidata, come mai? È da riflettere un po' questa situazione, no? È una bella riflessione, Luigi, concordo con te. Non c'è stata probabilmente anche
una volontà, ma anche probabilmente una possibilità di arrivare a formare il mondo della ristorazione in quegli anni, perché di fatto se erano, io ricordo bene, esperienze anche formative in questo ambito a cui ho partecipato, e quindi ricordo bene che all'inizio c'era anche una scarsa partecipazione del mondo della ristorazione, che al contrario invece aveva intuito che l'approfondimento della conoscenza nel settore del vino, quindi la partecipazione a corsi da sommelier piuttosto che ad assaggiatori di vino, avrebbero consentito anche di accrescere il livello qualitativo dello stesso ristoratore, dello stesso ristorante. Al contrario, questo messaggio non era percepibile, non era percettibile, non era compresa, a mio avviso, la differenza tra un olio piuttosto che un altro. Mi sono accorto, partecipando come docente in questi corsi, che molto spesso chef attenti alla scelta di ingredienti molto ricercati e attribuivano ad alcune sentori, odori che oggi sono chiaramente riconosciuti da tutti come difetti, erano attribuite delle peculiarità specifiche di un territorio. Quindi c'era una mancanza di conoscenza di nozioni di base, quindi il fatto che l'olio di un territorio potesse, anche se prodotto in quel territorio, un territorio vocato alla produzione di olio d'oliva, quindi per centinaia di anni potesse avere dei difetti, era magari per uno chef quasi un'eresia. Ecco, per concludere, io faccio una riflessione. È vero quanto tu dici, però se noi analizziamo il passato, se leggiamo la trattatistica degli antichi romani e poi anche quella in età moderna, ce ne sono tanti di volumi che parlavano già di qualità dell'olio e di ciò che occorre fare per giungere a un prodotto di alta qualità. Quindi in realtà la conoscenza, anche se all'epoca non era suffragata da strumentazioni che favorissero la conoscenza, però si intuiva, e quindi c'erano in realtà nei trattati già antichi le indicazioni per un olio di qualità. La stessa classificazione merceologica in età romana era una classificazione perfetta, anzi migliore, anche più esplicativa rispetto a quella invece troppo burocratese che oggi abbiamo. Questo sta a significare che in realtà nella cultura dell'olio ci sono alti e bassi, che un tempo si intuiva qual era il percorso della qualità, quanto fosse importante per la conservazione avere la massima cura del prodotto, e poi evidentemente poi questi alti e bassi significa che c'è una distrazione di massa per cui anche il consumatore non capisce questo aspetto. È così? Secondo me è così, in effetti questi alti e bassi si vedono e li stiamo vedendo anche oggi, perché con quella che è la situazione attuale che si sta vivendo in questi due anni e che ha descritto alla perfezione Jaime, chiaramente portano anche a allontanare diciamo l'utilizzatore dall'olio extravergine anche soltanto per questione di costi, di prezzi. In questo titolo che Luigi mi aveva indicato ha riportato il caso dei piatti pronti. Bene, io conosco il settore perché ovviamente opero, lavoro in quest'ambito, e nello specifico in una specifica area dei piatti pronti, che sono quelli surgelati. Bene, se andiamo a vedere questo settore, che in Italia per il 2023 ha rappresentato circa 450 milioni di euro,
Al primo posto troviamo, se andiamo a vedere i singoli articoli, il primo posto, il singolo articolo più venduto è una passata di verdure, seguito poi da un altro prodotto a base vegetale, seguito successivamente da un prodotto a base di pesce e via discorrendo. Andando ad analizzare un po' la ricetta, quindi gli ingredienti di questi prodotti, vediamo che non tutti contengono olio extravergine di oliva. Se prendiamo i primi 8, quelli più altovendenti, ne abbiamo 5 che contengono olio extravergine, 2 che contengono olio di colza e 1 che contiene olio di girasole. Ma questo perché? Perché chiaramente anche in un'annata di questo tipo le ingredientistiche, le ricettazioni cambiano. Per assurdo, e quindi mi ricollego un po' a una considerazione che faceva prima Luigi, sono più attenti i paesi extraeuropei che avevano investito in una ricettazione in cui ci fosse l'olio extravergine di oliva, in cui il contenuto di extravergine era clemizzato sul fronte della confezione e quindi oggi non sono disposti a tornare indietro perché lo hanno identificato sin da subito come un elemento distintivo, magari anche collegato ad un'area geografica di provenienza come quella italiano-europea o anche a un prodotto, come diceva, citava prima la professoressa Cavalieri, gourmet, perché nei prodotti gourmet, anche nei piatti pronti gourmet, se c'è olio, l'unico che si accetta è l'extravergine di oliva. Grazie. Grazie Lorenzo Cerretani e anche a Lorenzo Cerretani il premio Olio Officina Cultura dell'Olio 2024. Sono contento perché c'è anche una, non soltanto reciproca stima, ma anche un'amicizia. Leggo la motivazione. Con 2 dottorati di ricerca, il primo in scienze degli alimenti, il secondo in ingegneria agraria, Cerretani è oggi tra i più apprezzati oleologi e capi panel, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, fino a risultare il più prolifico ricercatore italiano nelle banche dati per il settore olio da olive, svolge oggi l'importante ruolo di manager nell'ambito agroalimentare, puntando a investire risorse e tempo in innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. Ecco. Grazie Luigi, io apprezzo tanto questo premio, quindi ti ringrazio tanto. Pardon. Ti ringrazio tanto per questo premio. E chiaramente non ho citato il mio maestro, il mio mentore, che mi ha consentito prima di tutto di appassionarmi al mondo della ricerca e poi anche a lavorare bene, lavorare seriamente e con impegno, che è il professor Giovanni Lerker. Quindi ringrazio anche lui perché è a lui che devo tanto per la mia attività. E poi per sicuramente, citavi prima anche l'olio spiegato alle mie figlie, che è un testo che abbiamo scritto per Olio Officina e quindi è un testo scritto per le mie figlie che questa sera mi hanno accompagnato. Grazie Luigi. Un applauso anche alle bambine di Lorenzo Cerretani che hanno un padre veramente straordinario. Grazie ancora Lorenzo.